E bentornati ragazzi in questo nuovissimo video, qui con voi è sempre il vostro Nico dei Pokémon. Benvenuti ai nuovi iscritti e bentornati a chi ci segue sempre. Ragazzi, siamo arrivati ai 300, io vi ringrazio tutti quanti. Il prossimo traguardo sono i 400 per arrivare ai nostri primi 1000. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a capire cosa faremo quest'oggi. Ebbene, quest'oggi andremo a vedere la top 5 delle migliori carte della nuova espansione che uscirà il 12 novembre, ovvero Colpo Fusione. Vi ripeto che questa lista, secondo, è una mia opinione, ovvero le 5 carte che secondo me verranno più utilizzate di questo set e che andremo a vedere anche più in là, ovvero con il futuro di questo nuovo set. Vi faccio un piccolo rinfresco della nuova espansione che ci porterà i Pokémon Fusion, ovvero come è stato per il colpo singolo e come il colpo rapido, ci saranno il colpo fusione, che sarà una nuova, diciamo, tematica di gioco o un nuovo modo per giocare. Io direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere subito la nostra top 5 di colpo fusione. E rieccoci qui ragazzi, mi sposto un po' più verso la destra, così qui al mio fianco vi metterò le carte. Cominciamo con la posizione numero 5, in questa posizione ho voluto mettere tre carte che secondo me andranno a modificare il meta, sia in davvero poco in questo momento, ma in futuro, quando usciranno altre carte colpo fusione, queste carte saranno fondamentali. La prima carta di cui vi volevo parlare era proprio una carta allenatore, che come vediamo abbiamo i tre allenatori di Pokémon Bianco e Nero, Chicco, Spighetto e Maisello. Carta colpo fusione che dice: cerchi nel tuo mazzo fino a 3 Pokémon colpo fusione, mostrali e aggiungi le carte che hai in mano, poi rimischia le carte del tuo mazzo. Ecco ragazzi, come vedete c'è il colpo fusione, quindi siccome noi al momento non avremo chissà quanti colpi fusione nella nostra prima espansione, nonostante questa sarà una delle espansioni più grandi di tutti i set Pokémon, questa carta secondo me darà il meglio di sé con le prossime espansioni, perché usciranno più Pokémon colpo fusione e questa carta sarà molto più utile. Quindi prima quinta posizione abbiamo Chicco, Spaghetto e Maisello, che ci permette di prendere i nostri Pokémon fusione. Seconda carta che ho voluto mettere come quinta posizione abbiamo la Power Tablet, che in italiano è potere tavoletta, ma in realtà come vedete sono delle caramelline davvero carine. Qui abbiamo la Gold, ragazzi, che è bellissima, ci stava a mettere la Gold, che dice: durante questo turno gli attacchi dei tuoi Pokémon, attenzione, Fusion Strike, ovvero colpo fusione, fanno altri 30 danni a Pokémon attivo del tuo avversario. Ragazzi, questa carta è un Pokémon strumento. Noi, se troviamo 4 tavolette del potere, andiamo a fare la bellezza di 30 danni per 1, 60 per 2, 90 per 3 e la bellezza di 110 danni più se ne usiamo 4. Ora, come ben capite, se noi andiamo a usare più di una di queste power tablet, i nostri attacchi diventano un po' più grossi. Quindi questa carta sarà molto utile, come vi dico, anche adesso, ma soprattutto con le prossime espansioni. Ragazzi, è davvero forte. Mi ricorda quando usavo il vecchio Picacron, che si usava l'Electro Power, che gli faceva 30 danni in più. Questa è la nostra seconda carta della quinta posizione. E ultima carta, non per utilità, ma per ordine, possiamo dire, abbiamo la energia colpo fusione. Come detto, questa carta può essere attivata solo, usata solo con i Pokémon colpo fusione, altrimenti viene scartata.
E questa carta, oltre a darci energia qualsiasi, ovvero energia di qualsiasi tipo, previene tutti gli effetti delle abilità dei Pokémon del tuo avversario. Quindi, praticamente, il nostro avversario ci vuole fare l'Inteleon, i 20 danni all'Inteleon? Bene, questa carta le blocca. Poi tutte le varie abilità, Zigzagoon e quant'altro, grazie a questa energia sul nostro Pokémon Fusion Strike, viene bloccata. Poi, ragazzi, è un'energia che ci dà qualsiasi tipo di energia, quindi praticamente abbiamo un'energia fortissima che ci dà anche un'abilità. Ebbene ragazzi, questa era la terza carta della quinta posizione. Andiamo a vedere in quarta posizione cosa ci troviamo e andiamo a vedere il nostro primo Pokémon Fusion Strike, ovvero abbiamo Genesect V Fusion Strike. Ragazzi, cosa fa questo Genesect? Genesect ha 190 di vita, è di tipo metallo, ovviamente colpo fusione. Vedete questi nostri primi Pokémon colpi fusione. Ha un'abilità davvero, davvero molto interessante, che dice: una sola volta durante il tuo turno puoi pescare fino a ad avere in mano un numero di carte uguali a quelle degli tuoi Pokémon Fusion Strike in gioco. Quindi, quando noi mettiamo il nostro Genesect in campo, peschiamo carte a seconda dei nostri Pokémon Fusion Strike che abbiamo in gioco. Abbiamo 6 Pokémon Fusion Strike? Bene, abbiamo 5 Pokémon Fusion Strike in campo? Bene, peschiamo la bellezza di 5 carte in più. Quindi, come ben capite, è davvero un utilissimo supporter, anche perché ha un attacco interessante. Con 2 metalle, un incolore 210, durante il prossimo turno non può attaccare, però l'attacco di questo Genesect noi lo andremo a utilizzare con un altro Pokémon che praticamente è in questa top. Quindi, quarto posto della nostra top, Genesect V con la sua fantastica abilità. E ora ragazzi, andremo a vedere il terzo posto, il gradino un po' più basso della top, ma se l'è preso uno che secondo me sarà uno dei Pokémon più forti di questo set e sarà ancora più forte andando avanti con il continuo di Fusion Strike. Stiamo parlando del Mew VMAX. Ragazzi, a parte che la carta è davvero carina, ha 310 di vita, di tipo psico, con 2 attacchi. Il primo, che è con 2 incolore, colpo fusione incrociata, che dice: scegli un attacco dei tuoi Pokémon colpo fusione nella tua panchina e usalo al posto di questo attacco. Ragazzi, come vi dicevo prima, il Genesect B, che faceva 210 contro energie, noi lo facciamo con Mew, con 2 energie, magari di energia Fusion Strike. Quindi ben capite che con tutti i Pokémon che noi abbiamo di Fusion Strike al momento nell'espansione, non abbiamo chissà che di attaccanti, ma comunque possiamo crearci un mazzo davvero forte anche con il Tablet Power, ovvero le caramelline che lo potenzia. Quindi l'ho messo in terza posizione perché secondo me andrà a migliorare la sua forza con le prossime espansioni e con i prossimi Pokémon Fusion Strike che usciranno. Anche un altro attacco che con 2 energie psico fa: i danni di questo attacco non sono influenzati da alcun effetto presente sul Pokémon attivo, tipo fa come la Aegislash, fa 130 e passa su tutto. Anche questo attacco è molto utile, anche perché lo possiamo usare con le energie Fusion Strike, quindi blocchiamo l'abilità e attacchiamo tutto ciò che vogliamo. Quindi, terza posizione, Mew VMAX. Tanti magari penseranno: come mai Mew VMAX è uno dei più forti? Ma ragazzi, secondo me Mew il suo vero potenziale lo andrà a dare quando ci saranno più Pokémon Fusion Strike da sfruttare con il suo attacco. Ebbene ragazzi, come secondo posto della nostra top 5
abbiamo un Pokémon che secondo me potrà dire la sua. Se riusciamo a montarci un mazzo intorno con i suoi attacchi, potrà dire davvero la sua. Io, come ho visto la carta, me ne sono subito innamorato. Stiamo parlando, ragazzi, di Gridant VMAX. Ebbene sì, ragazzi, lo hanno fatto. Gridant VMAX, Pokémon di tipo normale, 320 di vita con 3 di ritirata, che ha due attacchi. Fondamentalmente noi andremo ad usare il suo primo attacco, anche se il suo secondo attacco è davvero molto utile. Il suo primo attacco dice 30 danni, e se poi un attivo del tuo avversario viene eliminato dai danni di questo attacco, prendi altre due carte premium. Quindi, ragazzi, sfidiamoci. Gridant fa 30 danni, ok? Però se il Pokémon che viene attaccato con quei 30 danni viene messo KO, noi prendiamo due premi in più. Andiamo a buttare giù un Pokémon base non V? Sono tre premi. Andiamo a buttare giù un Pokémon V? Prendiamo quattro premi. Ragazzi, cioè, capite? È rotto, è davvero rotto. Il suo secondo attacco invece fa 160 danni e pesca 3 carte. Molto utile, ma anche per pescare, ma noi principalmente vogliamo andare a usare il suo primo attacco. Ci saranno varie combinazioni che si potranno fare con Gridant. Uscirà anche un Miss Magius, che dice che prende un Pokémon dagli scarti del tuo avversario o dal mazzo del tuo avversario, non mi ricordo bene, ho sbagliato a non mettere una lista, lo mette in panchina e lo lascia con 30 danni di vita. Se noi prendiamo quel Pokémon dalla panchina avversario e facciamo il KO con Gridant, andiamo a fare tanti bei premi. Sicuramente ci andrò a montare il mazzo con questo Gridant e ve lo farò vedere. Sarà uno dei primi mazzi che vi vorrò portare sul canale. Quindi, come seconda posizione, abbiamo il grosso scoiattolone Gridant VMAX. E nella top del top, che secondo me sarà una delle carte che andremo a vedere sicuramente in tanti mazzi, ovvero sarà uno dei Pokémon, vi ho già spoilerato che è un Pokémon, uno dei Pokémon più forti nel meta, che secondo me andremo a vedere, e stiamo parlando del Gengar VMAX. Ragazzi, voi dite Gengar VMAX, 320 di danni di tipo buio, colpo singolo. Ecco, ragazzi, colpo singolo. Questo Pokémon ha due attacchi, uno diciamo più forte dell'altro. Il primo attacco dice paura e ansia, già dai numeri degli attacchi e dalla carta stessa, davvero ragazzi, è spettacolare. Il primo attacco fa 60 per, questo attacco infligge 60 danni per ogni Pokémon V e ogni Pokémon GX dell'avversario. Quindi, il nostro avversario gioca 4 Pokémon V, 240, ne gioca 2, 120. Sono comunque danni che noi andiamo a fare sui Pokémon V. Ma l'attacco principale che noi vogliamo andare a fare con questo Pokémon è il secondo, con 3 energie di tipo buio, Giga Ghiottire, 250 danni, e nel prossimo turno non possiamo attaccare. Voi direte, ok, 250 danni, sì, 250 danni di un colpo singolo. Ricordiamo che nel meta abbiamo le energie colpo singolo, che assegnate a un Pokémon colpo singolo ci danno 20 di danno in più. Voi provate a immaginare 3 energie single colpo sul nostro Gengar VMAX. Sì, ragazzi, sono 310 danni, perché 250 più 60 danni delle 3 energie single colpo sono 310 danni. Se vogliamo ancora aumentare di più il nostro attacco, il nostro Gengar VMAX, gli mettiamo la benda scelta che ci permette di fare 10 danni in più. Sono 320 danni, ragazzi, con un attacco che one shot praticamente qualsiasi cosa nel formato. Quindi questa carta sarà davvero
forte. Nonostante la sua ritirata da 3, ricordiamoci che abbiamo anche l'energia speciale buio che ci toglie il costo di ritirata. Quindi ragazzi, secondo me questo Gengar VMAX sarà uno dei Pokémon più in meta di tutti, perché è davvero forte e fa un attacco che one-shotterebbe qualsiasi cosa. Quindi questo è il top del top, secondo me. Ebbene ragazzi, la top 5 è finita. Io vi ricordo che questa è la mia top 5. Secondo me queste saranno le 5 migliori, 5 ovvero 7 migliori carte che verranno usati di questo nuovissimo set. Magari scrivetemi nei commenti se voi avete altre idee, quali carte potrebbero essere usate, quale secondo voi non sono adatte in questa top, così creiamo anche un commento, parliamo un po' anche di questa nuova espansione. Ebbene ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ricordo che per supportarmi basta un like, iscrivetevi e andatemi a seguire anche su Instagram. E io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!